La declaratio è un documento tecnico-giuridico di una complicazione unica dei rapporti tra Papa e Chiesa, sia che fosse stata rispettata, sia che non lo fosse stata. Qual è stata la necessità, la motivazione per Benedetto XVI di redigere un documento del genere? Basti pensare che ha creato la rinuncia al ministerium, che non esiste per nessun ufficio ecclesiastico, con la quale lui interrompe tutte le attività pratiche del Papa, ma rimane Papa. Già messa così, si arriva a comprendere che ha impedito l'elezione legittima di un altro Papa. E però, come detto prima, tratta pure dell'interruzione delle attività pratiche del Papa. Quali sono le conseguenze per la Chiesa? E, prima ancora, quali sono state le motivazioni di Benedetto XVI per cercare queste conseguenze per la Chiesa? Non esiste solo la differenza tra munus e ministerium. Purtroppo la presentazione della declaratio da parte del Vaticano come di una rinuncia al papato ha inevitabilmente concentrato l'attenzione sulla differenza tra munus ufficio e ministerium ministero. Ma la declaratio non è tutta nella differenza tra queste due parole, perché la rinuncia al ministerium ministero, creata per la prima volta da Benedetto XVI, ha una conseguenza molto più grave della rinuncia al munus ufficio. Non solo, ma la declaratio non è nemmeno nella rinuncia a questo o a quello, ma è nella conseguenza alla rinuncia. E dunque la motivazione per la declaratio è in questa conseguenza. Carissimi fratelli, vi ho convocati a questo concistoro, ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Anche se sembra banale, quando si comunica una decisione è per la sua conseguenza. Infatti, quando una qualsiasi autorità, per esempio un capo di governo, un sindaco, stabilisce una decisione, è per la conseguenza di questa decisione. Perciò, quando Papa Benedetto XVI scrive «Ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa», non si riferisce semplicemente alla frase «Dichiaro di rinunciare al ministerium ministero», come se l'importanza fosse nella semplice dichiarazione, ma si riferisce alla conseguenza di questa rinuncia. L'importanza per la vita della Chiesa è nella conseguenza. È un'osservazione banale, eppure finora, a causa della interpretazione del Vaticano come di una rinuncia al papato, coloro che hanno indagato la declaratio sono rimasti bloccati alla differenza tra munus e ministerium. Finora nessuno ha indagato la conseguenza alla rinuncia al ministerium ministero. Cioè, se i cardinali e i vescovi avessero rispettato la declaratio, che cosa sarebbe accaduto alla Chiesa e anche allo Stato, città del Vaticano? Cosa che corrisponde alle intenzioni di Benedetto XVI per la declaratio. Via con le indagini sulla conseguenza e sulle motivazioni di Benedetto XVI per la declaratio. Ehi, scopriamone alcune. Agosto 2023, Mark Voice. Il blocco della Chiesa e dello Stato, città del Vaticano.
Dopo i video precedenti è possibile indagare il motivo per cui Benedetto XVI ha scritto la Declaratio, l'obiettivo che voleva ottenere con essa. La traduzione vaticana della Declaratio è sostanzialmente buona, con l'unica eccezione della colpevole traduzione della parola monus ufficio con la parola ministero, che invece è la traduzione solo della parola ministerium. Per il resto, se si rispetta la Declaratio, che è un documento tecnico-giuridico, quindi ogni frase è importante, cioè se si segue la logica delle singole frasi che la compongono e si segue la successione delle frasi dall'inizio alla fine, da carissimi fratelli a Santa Chiesa di Dio, ci si rende conto di una conseguenza della Declaratio di una gravità sconvolgente, incredibile, inimmaginabile, che è il blocco amministrativo e magisteriale della Chiesa e anche il blocco dello Stato Città del Vaticano. Cominciamo dall'inizio. Una decisione importante e grave. Sin dall'inizio della Declaratio, Benedetto XVI scrive: «Per comunicarvi una decisione, ossia la rinuncia al ministerium, di grande importanza per la vita della Chiesa». Tanto importante che, prima di comunicare la decisione, sottolinea, ben consapevole della gravità di questo atto, dichiaro: perché la rinuncia al ministerium ministero è importante per la vita della Chiesa? Dov'è tutta questa gravità nella rinuncia al ministerium? Piccolo riassunto. Con la Declaratio, Benedetto XVI è rimasto Papa. Ripeto il titolo con altre parole. Benedetto XVI è rimasto Papa con tutta la Declaratio, non con la sola frase della rinuncia al ministerium. Riassumendo l'indagine generale sulla Declaratio, qua in alto, che è già un riassunto, e seguendo la logica e la successione delle frasi dall'inizio alla fine, Benedetto XVI ha redatto questo documento tecnico-giuridico 1. Per creare la definizione di ministerium, ministero, servizio, circa alcune attività del Papa, quelle con le opere e con le parole. Una definizione assente nel Codice di Diritto Canonico 1983, che concepisce solo il munus e l'esercizio del munus. Canoni 331 e 334. Cercateli e leggeteli. Poi, 2. Con la Declaratio, Benedetto XVI ha creato anche la tipologia delle attività del Papa soffrendo e pregando, anche queste assenti nel Codice di Diritto Canonico, e la cui definizione nella Declaratio in latino può essere individuata nel verbo servio servire dell'ultimo paragrafo. Infine, 3. Con la Declaratio Benedetto XVI ha creato il concetto di rinuncia al ministerium ministero, anche questo assente nel Codice di Diritto Canonico, e non solo per il Papa, ma anche per qualunque ufficio ecclesiastico. Il risultato dell'applicazione di queste tre creazioni della Declaratio
è la decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Ossia, 1. Benedetto XVI rinuncia alle attività definite Ministerium Ministero. 2. Benedetto XVI continua ad esercitare anche in futuro le attività definite Servio Servire. 3. Quindi Benedetto XVI mantiene, secondo lui legalmente, il possesso del monus ufficio fino alla morte o fino alla rinuncia al monus ufficio. Ora viene la domanda: qual è la conseguenza della rinuncia al solo ministero e della prosecuzione del servio servire? La conseguenza sconvolgente di un papa che rinuncia al governo della Chiesa e rimane papa. A cosa ha rinunciato esattamente Benedetto XVI con Ministerium Ministero? E qual è la conseguenza? Come indagato in questo video, che è già un riassunto, Benedetto XVI prima ha indicato alcune attività del Papa con l'espressione generica, con le opere e con le parole. Poi, nella frase successiva, prima descrive l'applicazione pratica di queste opere e parole, ossia governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. E alla fine della frase le riassume pure nella definizione Ministerium Ministero. Tuttavia, nel mondo di oggi, per governare la barca di San Pietro, con le opere, e annunciare il Vangelo, con le parole, è necessario anche il vigore. Vigore che, in me è diminuito, da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il Ministerium Ministero. Il governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo sono definiti Ministerium Ministero. E poi a questa lunga frase segue quella della decisione. Dichiaro di rinunciare al Ministerium Ministero. Qual è la conseguenza del rinunciare solo al governo della Chiesa e all'annuncio del Vangelo, come ripeterà pure nell'ultima udienza generale? Non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa? Siamo arrivati alla conseguenza, all'obiettivo della declaratio. Se Benedetto XVI rinuncia al governo della Chiesa e rimane papa, allora la conseguenza è che fino a quando lui non muore o non rinuncia al monus ufficio, nessun altro potrà governare la Chiesa e insegnare qualcosa sulla fede e sulla morale come papa. Nessuno. Per esempio, nessuno potrà nominare nuovi cardinali e nuovi vescovi. Ma soprattutto si fermano tutti i lavori sulla fede e sulla morale, come quelli delle commissioni vaticane e dei sinodi collegati in qualsiasi modo al Papa. Tutta la Chiesa cattolica, da un punto di vista burocratico e magisteriale, rimane ferma, immobilizzata, bloccata e rimane bloccata fino alla morte di Benedetto XVI. È o non è qualcosa di sconvolgente? Tra l'altro, questo vale anche per lo Stato, Città del Vaticano.
Il blocco delle attività è sia tecnico sia morale, perché anche se una commissione vaticana o una qualsiasi assemblea vaticana avesse potuto emanare dei documenti sulla fede e sulla morale senza la firma del Papa o senza la convocazione da parte del Papa, poi bisogna vedere se avrebbe avuto il coraggio morale di presentarla al pubblico con il Papa in silenzio volontario. Che ve ne pare? Bloccare dichiaratamente la Chiesa cattolica è qualcosa che penso nessun Papa abbia mai compiuto in passato. Ecco perché Benedetto XVI ha scritto: «Per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa», e che era ben consapevole della gravità di questo atto. Ora, siete consapevoli pure voi? Penso ancora non tutti. Mettiamola così. A partire dalle ore 20 del 28 febbraio 2013, il successore dell'Apostolo Pietro, Benedetto XVI, ha cessato di governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. Perciò la Chiesa cattolica è stata fermata a quella data. È stata immobilizzata. È rimasta al 28 febbraio 2013 alle ore 20. Più precisamente è stata fermata a quella data fino alla morte di Benedetto XVI, il 31 dicembre 2022. E perciò è ancora oggi ferma a quella data, perché a partire dal mese di gennaio 2023 non è stato ancora eletto da coloro a cui compete il successore di Benedetto XVI, che è, in ordine di tempo, l'ultimo successore dell'Apostolo Pietro. Adesso, è più chiara la conseguenza apocalittica della declaratio? Pertanto, visto che parliamo di conseguenza, tutto quanto compiuto dal Vaticano dopo le ore 20 del 28 febbraio 2013 è opera di un'altra chiesa. Datele il nome che volete, ma differenziatela dalla Chiesa cattolica. Chiamatela, per esempio, Chiesa dei Cardinali 2013, Chiesa neo-gesuita, Chiesa neopoliteista, Chiesa strana e stravagante, come profetizzò Caterina Emmerich. Fate voi. Chiesa che ha fatto il primo passo già alla conferenza della Sala Stampa Vaticana dell'11 febbraio 2013, quando ha presentato al mondo la declaratio come una rinuncia al papato. Le due motivazioni di Benedetto XVI per questa conseguenza. Perché Benedetto XVI ha voluto bloccare la Chiesa cattolica? Nella declaratio ha scritto per due volte l'indicazione della mancanza di forze vigore. Le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato. E poi, più sotto, vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito. Ma questa non è la motivazione della rinuncia, perché se si trattava semplicemente di debolezza fisica, allora avrebbe rinunciato al munus officio, così da lasciare il papato a qualcun altro con forze maggiori. Ora, poiché Benedetto XVI ha creato la declaratio
proprio per non dare il papato ai cardinali, nonostante il vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito, c'è evidentemente qualcos'altro in gioco più importante delle forze fisiche. C'è una situazione che ha portato un papa ottantenne come tantissimi altri, stranamente, al limite delle forze fisiche. Le motivazioni sono state due. Una motivazione spiega cosa intende con mancanza di forze fisiche. L'altra motivazione spiega perché non ha affidato il papato ai cardinali e dunque perché Benedetto XVI è stato costretto alla rinuncia al ministerium, anziché andare avanti col papato in pienezza fino alla morte, come aveva fatto per esempio Giovanni Paolo II. Prima motivazione, la battaglia col mondo. Seguendo la logica e la successione delle frasi, all'inizio Benedetto XVI ha indicato, in una frase, l'ampiezza della conseguenza della sua decisione. Poi, al centro della declaratio, ha spiegato le motivazioni. Quando ha indicato l'ampiezza della conseguenza, ha parlato di vita della Chiesa, per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. E poiché con la rinuncia al ministerium ministero provocherà il blocco della vita amministrativa e magisteriale della Chiesa, con l'espressione vita della Chiesa, Benedetto XVI sembra indicare solo lo svolgimento delle attività della Chiesa. Le messe e i sacramenti proseguono. Però, per quanto riguarda la giurisdizione del Papa, tutto si ferma, come se nella Chiesa fosse in corso un conclave per anni e anni. Successivamente, nella lunga frase in cui ha spiegato le motivazioni della sua decisione, quella frase che va da tuttavia fino a me affidato, Benedetto XVI ha parlato invece della vita della fede. Le motivazioni riguardano la vita della fede. Infatti, Benedetto XVI scrive dell'influenza del mondo di oggi sulla vita della fede. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, ora, il mondo generalmente è indicato come nemico della fede. Amico certamente non lo è. Dunque, con l'espressione vita della fede contrapposta a mondo di oggi, Benedetto XVI sta indicando addirittura la sopravvivenza della fede. Da qui si ricava la prima motivazione. Per quale motivo Benedetto XVI ha scritto di non avere più le forze e il vigore? Perché non sta parlando della comune vecchiaia, ma del confronto col mondo di oggi, il quale mette in pericolo la vita della fede. Dunque, sta parlando di forze, vigore per una battaglia. Seconda motivazione. Sempre la battaglia col mondo. Passiamo alla seconda motivazione. Per quale motivo Benedetto XVI non ha allora affidato il papato ai cardinali?
Nella lunga frase della motivazione, Benedetto XVI non cita altri soggetti che influenzano la vita della fede, oltre al mondo di oggi. Non ci sono altri colpevoli. Pertanto si ricava che il motivo per cui Benedetto XVI non ha ceduto il papato ai cardinali è ugualmente il mondo di oggi. Non si ricava altro che questo. Ossia, il mondo di oggi si è infiltrato nel gruppo dei cardinali al punto che la maggioranza di essi, oppure la minoranza più influente, che determinerebbe il papa successivo, è diventata portatrice dei rapidi mutamenti e delle questioni di grande rilevanza per la vita della fede del mondo di oggi. Per cui cedere il munus officio ai cardinali avrebbe significato mettere in pericolo la vita della fede. Ecco il motivo per la creazione della Declaratio. Da cui si ricava pure che la rinuncia al Ministerium Ministero, prima di essere il ritiro dalla battaglia contro il mondo di oggi, è il ritiro dalle sue sconfitte all'interno del Vaticano. Benedetto XVI è rimasto il solo a combattere il mondo di oggi, presente anche all'interno del Vaticano. Rimanere in carica effettiva con il calo progressivo delle forze, della concentrazione e della lucidità avrebbe comportato sempre più cessioni ai compromessi e alle pressioni della Curia Romana, delle commissioni, dei sinodi, eccetera, contro la vita della fede. Forse ricordando anche quanto potrebbe essere avvenuto con Giovanni Paolo II negli ultimi 3-5 anni di vita. L'unica possibilità rimastagli per difendere la vita della fede, soprattutto dagli attacchi del Vaticano, era il ritiro ufficiale, pubblico, in modo da fermare tutti i lavori delle commissioni, dei dicasteri, dei sinodi, tutto. Fermare la Chiesa Cattolica. La dimostrazione che Benedetto XVI aveva ragione a non cedere il munus officio è stata la presentazione al pubblico della Declaratio da parte dei cardinali e dei vescovi della Curia Romana come di una rinuncia al papato, fatta apposta per portare avanti e accelerare il cambiamento della vita della fede. E anche il documento sulla Fratellanza Universale di Abu Dhabi del 4 febbraio 2019, col suo insegnamento sull'indifferentismo religioso e sull'indifferentismo divino, ha dimostrato che la solitudine di Benedetto XVI in Vaticano era effettiva. I conti tornano. Benedetto XVI, Defensor Fidei. Una decisione sia gravissima sia disperata. Ecco un'altra conseguenza della Declaratio. Benedetto XVI, rimanendo in carica fino alla morte, ha deciso di far superare gli 80 anni di età a quanti più cardinali possibili,
e così di escluderli dall'elezione del nuovo pontefice. Universi Dominici Gregis numero 33. Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la sede apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80° anno di età. Il caso della sede apostolica vacante è quello della rinuncia al munus ufficio. Si comprende dunque che questa conseguenza di trattenere il papato il più possibile è sì, da una parte, un obiettivo di una gravità inaudita, quasi una prepotenza, ma dall'altra parte è anche una mossa disperata. Io non ho più le forze sufficienti per contrastare il mondo di oggi. E il mondo di oggi è anche la maggioranza del conclave. Allora non mi resta che presentare allo Spirito Santo una situazione più favorevole dei cardinali al conclave quando, fra qualche anno, morirò. Indagatori, nella prossima indagine vedremo che Benedetto XVI è stato un po' birichino. Birichino.